Felice regresso, figli della merda. Come state, raga? Spero tutto bene. Oggi siamo con Romina Falconi, che qualche settimana abbiamo ascoltato il disco. Buongiorno, Romina. Buongiorno, grazie. Sono tutta agitata. Sì, potevi vestirti però per venire qua. Sono messa il vestito buono. Lo fa bella figura. Figuriamoci. Ciao, nonna. No. Ciao. No. Ciao, nonna. Vabbè, perché, scusa. Ciao, Twitch, tua nonna? Abbonati al canale! Nonna, abbonati al canale! C'ha Amazon Prime? Perché con Amazon Prime è gratuito. Questa è l'imprenditore che esce. Salutiamo anche in regia il dottor Morden, che come al solito ci ammorba la minchia con la sua faccia di cazzo. Benissimo. E entriamo subito nel vivo di questa fantastica intervista, dove oggi la dottoressa Romina ci farà anche sentire qualche pezzo in live più tardi. Quindi prima spieghiamo un attimino chi sei, cosa ci fai da queste parti, qual è il tuo motivo per cui hai iniziato a fare musica, magari in quest'ultimo periodo in cui la musica sta avendo una depressione fondamentale e gigante per tutta Italia. E io lascerei la parola al mio collega Barlo, che vedo già che... Oh, allora, intanto, più che pop direi una post cantautorato. Posso cognare questa roba così Ma al volo? Ma certo, certo. Dici, cogniamo. Anzi, grazie. Sì, pure sì. Mio cognato, dici. Esatto. Ho sentito il disco e ho letto i testi, quindi in realtà è strano. Voglio capire quanto è personaggio e quanto è la verità, la persona. Ok, intanto per i ragazzi a casa, lei non trappa, anche se accenna delle trappate come attitudine. Sì, sì, mi hanno detto che c'è un po' la penna da piede di porco. Ah. Cioè no, nel senso che sono abbastanza... Come dicono in Francia, no? Sì, le piede sì, porco. Sì. Aspetta, posso fermarvi un attimo? Sì. Allora, Daniele Fumagalli chiede: Romina, ci daresti l'opinione sulle scarpe di Fada? Visto che ne abbiamo parlato prima. Ho adorato, non mi toccate le scarpe, veramente sono stupende. Circa! Sei più sobrio. Io vedi? Sì, ne sono street. Allora, ragazzi, il disco si chiama Biondologia, proprio zoom. Biondologia, proprio per dissare i Club Dogo ai tempi con Dogologia. Quindi. Ma non è vero, però se vogliamo, sì, facciamo sì. Polemica, facciamo un po' di hype. Sì, che tanto adesso. No, vabbè. Biondologia come un reparto psichiatrico. Appunto. Praticamente il sottotitolo era L'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso, perché i miei compari, poveracci, mi hanno detto che... Fabio Volo? Una canzone indie degli anni 90. No, ragazzi. No, no, che l'arte di sorridere nonostante una vita di merda stava brutto. Allora abbiamo trovato il sottotitolo un po' a così. Metafa. Esatto, esatto. Ma dovevamo comunque darci un tono, fa bella figura, non si fa mori conosce, e allora è venuto questo sottotitolo. Però Biondologia come un reparto psichiatrico di una persona che cerca, nonostante tutto, di essere leggera, di ridere di quasi tutto, pure se nel quotidiano non vive le cose con leggerezza e se non ha una vita facile. Questo. Allora, rispecchia molto il concept del disco totale. Il concept, tutto quindi, il disco è su questo concept qui, è molto figa questa cosa. Il concept è una ragazza con evidenti squilibri psichiatrici. Ah, certo. Ok? Con anche un po' la... La pesa per il culo del cliché della bionda stupida e un po' frivola. Sì. Però in realtà in questo disco c'è tanti argomenti che non sono mai trattati, soprattutto in Italia nelle canzoni d'amore, ossia la verità delle emozioni negative, tra virgolette. Quindi la rabbia, la vendetta, la frustrazione e questa cosa che è una malattia, secondo me, del XXI secolo. La non accettazione della fine delle storie del relazionarsi con le emozioni degli altri. Ad esempio, pezzo hit che hai fatto e non so, ringrazia che sono una signora. Punk! Sì, infatti mi piaceva l'idea di mettermi in gioco senza per forza seguire delle regole che sono anche inutili, perché, ripeto, se c'hai tanti santi in paradiso e le spalle coperte... Va bene tutto. Fai quello che vuoi. Ma quando sei solo al mondo e non c'hai niente da perdere e sei in poraccio, ti devi buttare. Perché se non fai una botta da matto nella vita, non cambia mai niente. Allora ho detto, ma io faccio vedere tutto quello che sono, così come sono. Poi ci sarà là fuori qualcuno che magari le cose le vive come le vivo io. Io sono anche molto cattiva con me stessa. Mm-hmm. E adesso, poi voi lo saprete meglio di me, perché... A parte la vostra conoscenza musicale incredibile, ma in generale state sul pezzo,
Siamo anche sul cazzo, a tanti. Sì. Vabbè, quello lì è anche giusto, perché se non sei un hater, non sei nessuno il giorno d'oggi, no, scusa. No, però quello che intendo dire è che c'è questa sorta di buonismo che aleggia nei messaggi pop. Io mi sono... ho collaborato per cazzo, no. Non se ne può più, nel senso che con l'avvento dei social sono tutti finti supereroi, tutti ci tengono a far vedere che sono dalla parte del giusto. Nel mondo pop femminile non ne parliamo proprio, regà, la donna deve essere sempre buona, ma se uno mi fa un torto, ma perché non dire oh quanto gli bucherei le rode della macchina? Cioè, non lo fai, ma magari è illegale, non lo fate a casa. Non lo so, magari. Oppure è illegale. Se lo fate, non dite che ve l'ho detto io, però. Per Circuit Boys. No, però sei d'accordo che. Cioè, nel senso, perché non. È come se sui social ognuno deve sempre far vedere che sa dare il consiglio giusto. Ma noi siamo anche quello che ci è mancato, noi siamo anche la rabbia che abbiamo dentro. Questo disco l'ho fatto tutto grazie alla povertà e alla frustrazione. Benissimo. Cioè, se non fossi stata veramente nell'abisso, vero? Magari mi veniva manco una parola. Per quello che dico, ma perché dobbiamo trovare brutte quelle che sono le emozioni difficili che però ci forgiano, no? Posso dirti che si sente questa frustrazione, questa rabbia che c'è? E non è neanche... Cioè, fa sorridere. Non c'è retorica. Non c'è retorica. È il primo disco sorridere. Quest'anno che senza retorica. Ma io vedo 20 euro l'uno, di più non ce l'ho. Però ve li te giuro, comunque io 20 euro. Dopo. Raga, come le mance della zia, vatta a comprare il gelato. No, chi è? Mica la spesa ci facciamo. Guarda, con 10 euro. Ma io da zoom zoom il gelato. Cioè. Purtroppo è. No, ma nel senso, anzi, ero un po' anche tesa, perché dico, questi qua sono abituati a parlare con i rapper, quelli hanno un linguaggio, magari mi vedono così, sembro. Barbicaciotta. Posso dire che sei molto più vicina al pensiero nostro, e questo traspare dai pad, dalle canzoni, perché prima di oggi non ci siamo mai conosciuti di persona, che molti rapper, quindi... Guarda che è un complimento enorme quello perché, che mi stai facendo. Si sente, al di là del discorso a pelle, feeling, perché c'è gente che riesce anche a mentire, anche a livello di feeling, si sente ascoltando un disco, dammelo. Prego. Che non c'è filtro tra il cuore e... Cioè, ci sente la verità, no? Delle emozioni vere. Quando tu in... Amante non la spoilerò, perché la farai dopo la con... La terapia del dolore è uno dei pezzi... No, le cinque fasi del dolore, raga. Cioè, a parte il pezzo più easy, no? Il pezzo più allegrotto, a parte Non sono una signora e magari mori, c'è anche Sei meglio te, no? Che l'aveva fatto anche figa. Piotta, un cosa così. Ah, Sei meglio te, dicono tutti loro. Quindi, diciamo, sono più le canzoni sfogo, goliardiche, sì, no? Sì. La catarsi, esagerare una cosa proprio per esorcizzare il male. Bravissima, hai capito in pieno, cioè proprio è un po' più catartico. Se però una canzone che si intitola Cadono saponette. È la storia della vita mia. Che parla, che minchia, e tutti i giorni mi si devono inculare qualcuno o qualcosa, mi si deve arrivare non a... Non se ne può più. Dimmi un altro artista che senza retorica e senza fare il piagnone l'ha fatto. Io ho ascoltato questo disco da uomo bianco, etero, macio, quel cazzo che vuoi, mi è piaciuto. Oddio, che meraviglia. Però, ragazzi, sto ovulando. No, nel senso, no, che diciamo che è un no, casino. No, ma poi intendo che sono felice, perché non sempre i mondi si... cioè, i popparoli stanno con i popparoli. Che diavolo, gli poppari, no, nel senso... Ah, il pop, raga, chissà cosa pensavo io. No, cosa pensavi te. Sì, capito. No, intendo che... oppure quelli, gli amanti del rock che sono puristi, guai a sentire il resto. Invece è molto figo quando... ce ne freghiamo, sono limitazioni, non si può dire ce ne freghiamo, okay. Non si può ma dire. Come hai detto Achille Lauro, non possiamo dire la ma a proposito di questo ce ne freghiamo, tu hai fatto posso, scusami, prima che fai la domanda volevo attaccarmi a questo discorso del che dicevi, pop sta col pop, l'hip hop sta con l'hip hop e il punk sta col punk. In realtà, secondo me, la cosa bella, ci sono due facce della musica degli ultimi più che altro periodi. Sono le attitudini che si intestano. Sì, però aspetta Ok. La cosa bella di questo periodo, di questa globalizzazione musicale, coniamo questo nuovo termine, globalizzazione bellissimo, musicale, esatto, dove tutto è valido, perché ormai non è più come gli anni inizi 2000, quello che io sono un metalhead, quindi non ascolto altro.
la possibilità di fusione e internet, la globalizzazione musicale ha dato libero arbitrio alle persone di sperimentare e soprattutto di ascoltare. Se magari prima nell'intimità, se magari prima ascoltavi Chaos nel rap e poi nell'intimità ti ascoltavi Gemelli Diversi per non farlo vedere agli altri o i Sottotono per non farlo e non potevi dirlo perché sennò ti picchiavano, adesso chi se ne fotte. Sì. Bravissimo. E questa cosa dà la possibilità di noi che siamo notoriamente ascoltatori di punk hardcore di ascoltarci poi nella nostra intimità o comunque anche davanti a tutti quanti senza aver problemi Romina Falconi che parla di tematiche identiche ai testi dei punk hardcore. Tipo, io adoro Anna Oxa, tu mi ricordi molto la Rettore ai tempi come Madonna, attitudine, no? E il disco è molto punk come stesura dei testi, sì, perché è violento, è sincero e violento e dice oh io sto male, sto male così, so che ho le mie malattie mentali, non riesco a interagire, però è questo, e questo dico. Oltre a questo, tu hai questi titoli un po' ambigui, cioè Anima Nera, Cuore Nero, Camicia Nera, Quando C'era Lui. Cosa ci stai cercando di dire? Cosa stai cercando di dirci, Romina? Ma no! Ma come? Io questo disco è bizzarro. C'era lui il suo ex, è dedicato al suo ex, no? Quando c'era lui, ma lo potresti fare? Ti prego, sì, ti prego. Ti prego, lo famo e poi parliamo di un tipo, di un amico nostro. Sì, che... guarda. Alto così, pelato. No, no. Guarda, io c'ho adesso Barlo ha un nuovo gruppetto musicale che fa folk. Quindi già poi abbiamo. Cioè, c'è il fisarmonicista. Io metto. Batteria, io che faccio gli scream e il Cile che fa il. Se no, conosci il Cile? Sì, come no? Bravissimo. Sì, fortissimo. Facciamo questa roba insieme. Dai, sì, ci siamo? Sì, sì. Quando c'era lui lo chiamiamo e parliamo sì di uno. Il gruppo si chiama Quando c'era lui. Ah, il gruppo, vuoi fare proprio addirittura? Fai uno storytelling su questo amico. Grideranno allo scandalo, no? Sì, sì, poi vai a Sanremo. E ci mettiamo. Una cosa super pedalosa. Perché non hai fatto? E andiamo a Sanremo con un grosso mantellone, poi ci togliamo e siamo vestiti bene. Ma perché non sei andata a Sanremo con... Perché io, ecco, posso aprire... posso aprire una polemica. Vai. Qua ci sanno i big o i giovani. Io non so, io sto un po' né di qua né di là. Se può dire. No, più di 18, meno di, non lo so, 60. 18 più IVA, dai, diciamo. Porca troia, sono già 25 euro. No, ma a parte scherzi, cioè la cosa brutta, al di là, i giovani intendono le, perché i giovani fino ai 36, quindi c'è stavo de brutto, ma il punto qual è? È che il giovane, se ti iscrivi tra i giovani, rischi di rubare il posto ad uno che non ha fatto magari la gavetta che hai fatto tu e si sta affacciando per la prima volta, quindi sei pure un infame, sì, che gli sta a rubare pure il posto. I big ti dicono ma chi sei, perché e hanno paura della concorrenza. Ci stanno delle regole tipo di fa due dischi di platino, 8 di legno, no, non so. 8 dischi di legno? Ci dai 10.000 euro di investire, te li faccio fare io i dischi di platino. Te li compri su Spotify? Fammi una colletta, puoi fare... Sei nel posto giusto. Oggi come oggi puoi fare due dischi di platino senza aver inciso neanche una canzone. Ma che senso? Puoi comprarti place, ed è legale. Ma che? Sì. Io sono andato in giro, noi siamo andati in giro per le etichette discografiche, io Barlo, a chiedere 20.000 euro per fare una sorta di servizio delle Iene, poi non ci hanno dati perché ovviamente sennò gli facevi vedere il loro giochetto del cazzo, no? Volevamo registrare una traccia con solo rumore bianco e farla e prendere il platino. Noi possiamo farlo in un attimo. Adesso ci rubano l'idea domani, questo mettiamo. Sì. No, se te la rubano però è carta canta qua. Esatto. Ci vedo un video in diretta, scherziamo. Sai quante robe ci hanno rubato? Canta cazzo. Sai cosa canta sto cazzo? Ecco. Senti una cosa. C'è anche denuncia sociale qua. Sì. C'è una canzone che è molto attuale, si chiama Sex Tape. Sì, che parla del revenge porn. E siccome mi fa schifo che una persona si debba sentire isolata perché in una notte goliardica si sia trovata in queste situazioni, e mi fa schifo anche l'idea che la donna sia per forza dalla parte del difetto, no? Sul piano sessuale, perché... a livello di ormoni, raga, vogliamo tutti le stesse cose, c'è poco da fa. Certo, anche solo a lui che... un sacco di cazzo, Daniele. Esatto. Io c'ho questo piccolo viziato dei giapponesi. Ah, abbiamo una cosa in comune, allora, ok. Abbiamo gli stessi. No, però in generale la cosa brutta è che mi piaceva l'idea di ritrovarmi, mi sono immaginata nella condizione di
di questo sex tape che finisce in rete e dico vabbè, se vengo bella lo vendo in Blu-ray, cioè cerca di prenderla, non ti abbia così via, no, dell'under, no, però c'è molta ironia anche dentro le cose pesanti che dici, quando dici ah, principessa sul pisello, c'era una frase, io non me la ricordo bene il testo perché l'ho ascoltato, che, ma quella del se spoglia lui che sembra la sagra del Codeghino, sì, sono tutte queste cose che butti io dentro. Ho messo mani avanti da appena iniziata questa trasmissione, dico ragazzi io ve lo dico, tanto se lo di fare una donna il body shaming è accettato, va benissimo, anche perché tu dici è sempre la donna a fare la figura, che però c'è anche il body shaming reverse. Certo. Cioè, quando nei siti femministi vedi tutti i tipi di fisico è perfetto, poi arrivo io, anch'io che sono 1,60 e una bottiglia di birra, sono no, tu no, tu sei troppo basso per uscire con me, tu sei troppo grasso, tu ce l'hai piccolo. Poi c'è questa cosa che per l'uomo è una spada di Damocle. Quindi in realtà mamma è solo mia, che fa tanto più rumore quando la vittima è una donna, giustamente. Però guarda che anche la vita dell'uomo non è facile. Ma assolutamente no, e sono, anzi, il vero femminismo, io lo concepisco così, mo facciamo per esempio quella, la gaffa che ha fatto Amadeus, cioè il vero femminismo, cioè se fai una gaffa non te lasci toccare da quelle cose, soprattutto se la persona che le sta dicendo le si dice, vede che non le dice con l'intenzione, cioè se sei uno stronzo allora è giusto, sì, che io te contesti, dico te, ma se lo a dici, Gino, allora, ma se vedi che è una gaffe, stare lì, ma se tutta quella passione la mettessimo, cioè nel contestare queste cose pubbliche, per andare a lavorare, ci compravamo la Germania, no? Che rompi il cazzo. Per lottare nella vita, nel body shaming, quello su internet, nel fatto che, se ci fate caso che il body shaming alle donne parte dalle donne, sta cosa è follia, io divento, guarda, sai chi? No, basta, non puoi fare dei nomi perché siamo in causa con una, quindi non facciamo dei nomi dei body shaming donne versus donne, però è così. C'è la signora che ci ha fatto causa e perché? No, okay. Okay. No, okay, scusate, non potevo sapere. No, però l'hai detto in tu. In generale dico, la più grande cattiveria nei confronti delle donne viene dalle donne sui social, ma guarda che perché l'uomo se le scopa tutte, pure quelle grosse, ma pure quelle non c'è, noi siamo veramente democratici. Vedi una donna nuda, stai a guardare la cellulite? No! Ma che cazzo me ne, ma poi fai tipo pluriball, cioè, capito? Ti diverti. Cos'è pluriball? Cosa stai dicendo? Quando scoppi le palle d'acqua. Che schifo! Ma che è? Ma c'è tu mente tocca. Cosa stai facendo? Sta davanti a tutti! No, dico. Oddio! No, ma lo amo! No, ma veramente! E poi la cellulite è una cosa che hanno solo le donne, quindi è rincuorante in quest'epoca di transgender, cose che non sai mai alla fine. Io ho visto certi trans e certi travestiti che erano più fregni delle tipe che avevo ma io prima. Ma stai scherzando? Perché la donna c'ha più massa grassa dell'uomo, ma proprio per una questione di maternità. No, okay. Ma me ne sono accorta perché sono andata in palestra, mo non dico a nome da palestra, però il primo giorno per accoglierti, per farti vedere che stanno sul pezzo, dicono vieni qui che te pesiamo con la bilancia, quella speciale. Non so, sta bilancia tu ti metti a piedi nudi sopra sta bilancia che si vede il peso ma vede anche la massa grassa, sì, che sì, c'hai, sì, sì. E prima di me c'erano due maschi, dico ma perché c'è una massa grassa varia in cinghiale, fatemi capire. Dice no, perché le donne, allora da lì ho scoperto questa terribile, ecco perché no, ma è vero, sì, lo so, mi sta venendo in mente, sì, anche l'altra leggenda di un altro genere umano, di un altro genere umano che quelle, non hanno massa grassa nel corpo, però non si può dire. No, fa niente. Dicendo, dicevamo, passando dal body shaming ai sex tape e alla denuncia sociale. No, fermiamoci un attimo sul sex tape, perché era interessante, esatto, il discorso che stai tornando facendo. Tornando apposta. Soprattutto perché ultimamente, appunto, con la questione dei cellulari, è molto più semplice rovinare la vita di una persona. Madonna, e questa è una cosa terribile, perché mo sei tu, sei bello forte, no? Si vede. Pronto alle polemiche, pronto a tutto. Il nostro lavoro. Esatto, tu uguale. Però ragazzi, ci sono persone che dici ah e li tramortisci. E non è giusto, non ti puoi permettere. E sono magari quelle che magari sono i primi ad attaccare perché va di moda o perché è uno status simbolo essere uno che attacca. Per non... Però quando sì, ma... non le reggono le botte che vorrebbero dare loro stessi. Esatto. E li distruggi. E questa moda di schernire per forza, per sentirsi superiore. Ecco, vedi, non mi piace questa cosa. E i social noi li dobbiamo usare per lavoro, quindi non possiamo manco troppo demonizzarli. Ma non mi piace questa moda
che, dove ognuno deve veramente mostrare sempre il meglio di sé. C'è sta un ragazzino fragile che vede i suoi beniamini che non cadono mai, che mostrano una vita perfetta. Cioè, il giorno che c'hai la giornata no, ti senti un coglione, scusate. Certo. E bisogna anche dirlo che il momento no è l'unica cosa che ci forgia, che è brutto da dire, però le lezioni più importanti della nostra vita sono proprio quelle che non volevamo. Poi certo che uno non è che sta di oddio lezioni brutte venite a me, non dici così, però forse anche proprio quando cadi che ti rendi conto quanto se impari dagli errori e impari da quello che è successo. E invece pare che mo non si può, cioè uno non deve mai crollare, deve essere sempre invincibile, sei intoccabile, non te si può di niente. Allora quello che sembra sempre un eroe allora è quello da seguire. A me mettono paura quelli che c'hanno sempre anche perché ragione. non puoi essere così, vuol dire che sei finto. Bravissimo. Vuol dire che sei finto. Ti porto all'attenzione il caso di una nostra amica, probabilmente la conoscerai, la Fishbowl. Sì. Qualche sì, tempo fa uscì, le hackarono l'account. Mamma mia. E uscì un video che ha mandato un ragazzo. Ma privato, stavo sì, era una roba privata, sai quando... E l'hanno attaccata totalmente. Lei... ovviamente ha accusato il colpo, però non, vedi, lì la differenza è non piangersi addosso, ha fatto una bellissima lezione perché si vedeva che aveva accusato il colpo, ha fatto un freestyle contro quello prendendolo per il culo. Questa cosa, ok, non si è demoralizzata, però quella cosa l'ha fatta crescere anche agli occhi del pubblico. Esatto. Come è successo a lei, succede a tanta gente. E i ragazzini non hanno capito questa cosa, loro che andavano a cercarsi il porno della fishbowl. Sì, perché poi fino al giorno prima pagare le foto per ammazzarsi le pippe sulla fishbowl. Poi uno che dice, ah, quella parte del corpo, via, subito a denigrarla, allora tutti dietro. Ma fino a ieri eri lì a disidratarti le pippe, quindi stai sì, zitto. Esatto. Sai cosa è successo a noi invece? Una volta noi abbiamo fatto una live con MC Neil, che lei è esponente sì, LGBT del rap sì, femminile. Avevamo iniziato tutta la per attirare l'attenzione su quella live, che altrimenti non si cagava nessuno, perché le donne in Italia, soprattutto nel rap, o fai vedere le sise e fai la mignottona, oppure non ti si caga nessuno se dai un contenuto o come reale. Nel pop, anche nel pop, credo come che non, ce pop, non cambi tantissimo la situazione. Abbiamo fatto una settimana prima, in tutti i video, in tutte le live, a dire le donne non devono rappare, le donne non devono rappare, tutte le femministe in ca... perché per attirare l'attenzione, poi faremo la live dove diciamo, raga, abbiamo fatto tutto sto casino, ovviamente non è vero che non devono rappare le donne, perché? Perché almeno oggi abbiamo l'hype, abbiamo l'attenzione e abbiamo qua il personale. E abbiamo fatto una bellissima live. Wow. Parlando di LGBT, parlando di quello che erano i nostri... Capito, perché per attirare l'attenzione devi sempre fare lo scandalo, come però... Sanremo, perché sennò non si caga nessuno. Però cosa è successo? Durante quella settimana arriva una ragazza, lei dal nulla, deviata dal nazi femminismo, dicendo ah voi di qua di là di su, voi siete gente, siccome siete maschi siete etero, voi siete quelli che godono se le donne vengono stuprate, siete contenti di questa cosa. Al che Fada dice è colpa tua se è morta la madre no, di Bambi. No, a che Fada gli ha detto a sta tipa qua, ma tu mi stai dicendo che io sono una persona del genere? No, vabbè. Quando non hai capito proprio il perché sto instaurando tutta questa teatrino, che poi anche dai modi che abbiamo noi lo vedi che uno scherza. Questa ragazza non ha detto la risposta, c'è stata prontissima a dire che lui è gode se una donna viene uccisa. Ma quando lui gli ha risposto e neanche troppo violentemente, lei è andata in depressione, pianto, disperata, eccetera, eccetera. Io l'ho dovuta chiamare, ho trovato il numero, l'ho chiamata, l'ho tranquillizzata. Però è questo discorso dell'odio che chiama odio. Sui social è un casino. Sì. Sui social c'è questo problema dell'hating, che quando poi tocca a te, sono tutti a fare hating gratuito, quando poi tocca a loro, non si pensa mai che può toccare anche a loro un giorno. E lì è un vero problema. Sì. Poi hai anche la questione che, ovviamente noi siamo personaggi pubblici, forse io non sono ancora abituato a relazionarmi con la gente perché risponderei come risponderei fuori dalle telecamere. Sì, sì. Però probabilmente l'altra faccia del social è anche quello, cioè nel non essere troppo umano, forse per quel motivo, perché sennò poi, cioè anche per rispondere a quello che dicevi prima. Sì, 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 però ecco, ho capito che io ho la sindrome dell'impostore. Cos'è? Da sempre, che è quella... È come se non ti senti mai meritevole, hai paura che ti sgamino. Che cosa sgamino non si sa, ma mi sono sempre posta con le persone come di oddio, non sono all'altezza. Ah, okay, e mi prende così. Allora, tra le altre sindromi che hai. Sì, la sindrome dei sindromi. Ah, ok. Vabbè.
Guinness World Record. Raga, se ci sono intanto anche domande, scrivetele sì, da io casa. Sto leggendo, scusami, sto leggendo. Vai, vai. Praticamente, avendo questa cosa qua e avendo avuto una vita molto difficile, mi sono ritrovata catapultata a Sanremo, che ero una ragazzina praticamente. Ho fatto Sanremo, era bellissimo. Quando? 2007. Ah. È stato bellissimo perché io venivo dalla Sagra del Caciucco, cioè cantavo in quella realtà. No, ma adoro, anzi, tutta la vita, perché la scuola migliore è la scuola dove canti e c'è gente che pensa solo a magnà e a beve, e lì capisci quanto veramente sei disposto a cantare. No, è vero. Però quando mi sono ritrovata a Sanremo, una come me ha detto: oddio, non si famo riconoscere, stiamo attenti. Io vengo da Torpigna a Tara, ragazzi. Cioè, se famo riconoscere, ma chi t'ha mai visto? Mamma Roma. E quindi io stavo sempre un po'. Cercavo di omologarmi a quelle che erano le mode del pop. Certo. Più provavo ad omologarmi, più non mi si filava manco mi zia. No, perché poi se segui puoi solo star dietro. Capito? Non ti imponi. Cioè, no, esatto. E quindi un giorno si vede che cos'è quando tocchi il fondo. E poi riguardo questo vi voglio fare una domanda molto seria. Sì, sì, certo. Sono molto curiosa. Sì. Quando una volta per sbaglio ho tirato fuori il primo pezzo dove mettevo veramente un pizzico di Torpignattara dentro i miei pezzi, no? Col piede di porco che dicevamo, che era il mio prossimo amore, praticamente lì delicatamente dico: il prossimo che arriva è paga per tutti. Questo era un po' il senso sincero della canzone. Sincero? È difficile, non lo trovi in giro una persona che dice una cosa del genere. Vabbè. In un testo pop. Però avevo proprio toccato il fondo, te lo giuro. Sì. Gente impazzita. E invece hanno cominciato a chiamarmi, oddio, sono diventata la Callas, però non intendo che non è diventata una roba, però piano piano è cresciuta e hanno cominciato a chiamarmi locali, a cantare il mio pezzo. Ho detto: ma stai a vedere che la verità paga. Quando tu dici: io mi devo ancora abituare ad usare un linguaggio perché a volte, però in realtà forse in questo mondo dove è tutto plasticoso ultimamente, forse è meglio di una parolaccia di più. Ma la parolaccia sì, in realtà, capito? Noi diciamo le stesse cose in una maniera un po' più, in modo che non ci chiudono i canali. Sai che in Italia, anche se dici delle cose vere e che con le prove alla mano può essere diffamazione mezzo stampa. Non si sa perché in Italia dire la verità sei passabile di denuncia. C'è questa cosa. Ma non anche a livello legale, non ho capito come se uno dice la verità lo arrestano. Fammi finire la domanda che volevo sentire, scusami. Posso la verità, farci una domanda? Allora, voi vi siete fatti da soli. Nel senso, si può dire ufficialmente che dal nulla avete creato una realtà che vi permette di vivere serenamente e anche con molta soddisfazione. Certo, assolutamente. Quanto è stata dura? E la domanda che vi faccio è seria, perché là fuori non è solo una questione legata al cantante di turno o... Cioè, in un mondo così cattivo, quanto è stata dura e quanto rifareste tutto pure mangiando per poco? Cioè, ci stanno quei giorni di soddisfazione dove dite: oh, rifarei esattamente tutti il riprendere pure giorni, quello schiaffo lì. Tutti i giorni. Allora, sai cosa? Capisci? Quanto è stata dura e quanto è arrivare dal nulla? Il discorso è: dipende dal carattere. Per me, lui, dormire per terra al freddo, lavorare 14 ore al giorno per 800 euro, mangiarsi la pasta con l'olio tutti i giorni e dormire d'inverno con l'acqua fredda era rubare una cosa che... Andare nei supermercati? Io andavo a rubare il rame perché non c'era lavoro nei cimiteri, capito? Per noi è una cosa che è la normalità, la fai, t'adatti e non rompi il cazzo. Esatto. Quindi c'è gente che sta roba non la regge. Uno, è stata dura? Sì. Vabbè. E continua a essere dura perché comunque ti scontri con tutte le varie mobbing, mafiette, amicizie, tu sei amico di quello, non parli con me, di qua, di là. Quindi alla fine, no, certo, ci rompiamo anche il cazzo, andiamo come abbiamo sempre fatto. Ti dirò di più, il fatto di aver fallito nella vita, noi siamo falliti, ci definiamo fallitones, sul fallitones, divano, fallitones, è simpatica, il fatto di aver fallito nella vita ci porta tutti i giorni ci porta tutti i giorni a ricordarci che siamo merda e quindi ogni giorno andiamo avanti col cazzo duro perché tanto peggio. Allora, cioè, io ho fallito già, sai che tu hai dei sogni, no? Da realizzare, fallisci il primo, il secondo, il terzo, poi quando non ti aspetti più niente te ne fotti e vai a carro armato, tanto dici peggio per peggio. Quando non c'è niente da perdere, però paradossalmente è il momento in cui capisci che non stai mollando un cavolo. Esatto. Perché sei pronto a tutto e secondo me le passioni vere nascono proprio dal fango, cioè da quando stai a fare il surf sulla merda. Sì. Capito? No. Che dici, cioè pensa quanto sono disposto
a sacrificarmi pur di inseguire qualcosa. Volevo dire qualcosa di, a proposito di questo, perché è come se noi le difficoltà le viviamo come una cosa disdicevole, no? Ultimamente. Ah sì, pare brutto dire che non c'hai un euro, no? È vero. Cioè, che tu devi sempre dimostrare, no? Mi viene da dire, secondo me, la felicità è quando cerchi di concentrarti su quello che sai fare e sei in armonia e cerchi di programmarti la vita, ma contro tutto il mondo non te ne frega niente. Cioè, la felicità è quando sei in armonia col tuo destino. Ah sì, ma col destino. Quando togli tutto, ma quello che sai fare te lo tolgono. Quindi prima capite quello che sapete fare. Bravissimo. È meglio... Ma è certo, vero, certo, certo. Romina... Romina, scusate, chiudiamo perché no, sennò diamo un giro di pressione e poi pian piango. No, però era sì, no, cioè, una domanda a lui, una io, poi Sony. Sì. Ah, cioè, quando mi pare. Romy, ma ti produce Catu? Elettrio sì. Diorama? No. Come? Vecchio gruppo di Catu, non è mica Electric Diorama. No, Catu Diorama. È Francesco Caticchi. Francesco Caticchi? Sì. Però è sì, sempre sì, ambiente sì, romano, sì, emo punk. No, Big Fish. Sì. No, Fish avevamo fatto una collaborazione insieme di un disco che non è uscito mai. No. Ti ricordi il Diorama? Però non è colpa di Fish. No, salutiamo Fish che verrà a trovarci più avanti. Infatti lo sento ogni tanto la trappata, la cosa, l'attitudine. Catu è meraviglioso, abbiamo lavorato insieme. Posso romperti le scatole un secondo? Perché mi hanno detto la regia, devi spostartelo tu che non voglio toccarti. Un po' più in centro. Ah, più in centro? Sì, perché proprio quando lo spacco muovi... delle sisse, perfetto, tecnicamente. Perfetto, no, grazie, okay. Grazie. Okay. No, ma ti chiedo. Zoom se sisse... No. Inchinati un po', scusami. Ma no. Zoom! Stava rispondendo una cosa importante sulle produzioni. Lo share. Ma tu che ti presti anche, ma cosa stai facendo? Produrremo altro. Ma per sai un che po'. È? Se mi levo sto coso mi si stacca il tronco. Almeno, il tronco? No, nel senso che non respiro quasi. Almeno. Ah, molto versatile. No, però a parte scherzi, è molto bello in questo medioevo musicale, dove tutti cercano di non cagare fuori dalla tazza, fare qualcosa di qualche botta da matto. Togli fissa. Tant'è vero che poi nascono realtà come loro, esistono, e piano piano riusciremo a trovare il nostro posto, anzi facendo anche da scuola... A tanta gente. Ma soprattutto cioè in Italia c'è questa mentalità che se lavori tu ci perdo io. Non si vabbè. Capisce come mai. Perché... Non si capisce come mai. Non è così in realtà. Lo sanno tutti. Non è così. Che hanno solo paura della competizione, sennò devono essere anche loro più sul pezzo a fare roba decente. Domanda che voglio farti io. C'è la tua fidanzata in live che ti sta bestemmiando dietro. Dì da asciugare il balcone che si è rotta la cosa. Senti una roba. Psichiatria, biondologia, quante delle cose, quanto ci marci sul personaggio e quanto in realtà lo usi solo per incanalizzare le tue... Canalare, bravo, le tue paturnie. Il personaggio non c'è, aia. Nel senso che io so... Grave! No, nel senso che sono esattamente così come vedi. Io volevo fare Alice nel paese degli schiaffi. Beh. Cioè, una mappa emotiva di tutti gli schiaffi che ti possono capitare, belli e brutti, perché l'innamoramento quando non sei pronto, guarda che è uno schiaffone. Certo. Cioè, per dire. Quindi lo scopo era quello di sembrare il paziente tipo che va dall'analista, quindi non voleva avere ragione. Cioè, il paziente tipo che c'ha un problema. Non è che vuole cercare di dare il buon esempio, vuole sopravvivere a un dolore, a un problema serio, capito? Cioè. E quindi lo scopo secondo me era quello di rappresentare il paziente che voleva superare le cose e cerco di ridere di brutto. Ma infatti guarda che è uno spaccato veramente psicologico di una fetta italiana di gente che ha comunque delle, non dico problema, difficoltà emotive a relazionarsi, proprio con anche il caso di quella ragazza che ha buttato l'acido in faccia al tipo, che lui era uno stinco di santo, solo che l'ha mollata perché si è accorto che lei non era tanto in bolla e gli ha buttato l'acido in faccia e lui ha perso un occhio. Se ne parla mai di quel povero cristiano, per dire. Quindi in realtà è proprio uno spaccato emotivo, come dici tu, ed è veramente la fotografia di tante persone che credono che per superare le cose hanno bisogno per forza del Valium piuttosto che il litro di... Cos'è che dicevi tu nella canzone? Un litro di tavo, no? Un litro di tavo. Un metro di tacco, un litro di tavo, così passa tutto, no? Cioè, in realtà è molto figa la canzone. E Amante parla proprio del dramma di quella che muore Gattara e che si illude. Adesso ce la canti proprio. È la dipendenza affettiva. È quando tu dai più di quanto ricevi. La dipendenza affettiva è veramente una bella cosa, soprattutto quando non capita a me. Vai,
faccio io, Dani, tranquillo. Sì. È già tutto a posto. Ah, eccolo il plettro, non lo trovavo, vabbè, sono bionda. Non dà la colpa ai capelli che ti sei tinta. Non facciamo, raga, lei, una scusa. Lei si è tinta per dare la colpa ai capelli. Certo, no? Così posso fare come mi pare, capito? Vabbè, allora anche io mi tinto con biondo adesso. Sì. Certo, ma pure solo il pizzetto. Guarda che in automatico diventi... Crazy Town, tema. Crazy Town, tema. Vai, canta, papà. Non lo chiamo di sera, è una regola chiara. Scema, lontana da lui sono debole, cretina, per ogni ceretta inutile. Mi dicevi, sei speciale, ma poi vuoi quella normale, e meno male che era amore. Un litro di Tavor, così passa tutto. E non ti ricorderò, ma neanche un goccio. Mi piace ripeterlo, ma poi non lo faccio. Ma perché non mi ami come ti amo io? Puoi prenderti tutto, ma non sei mai mio. Che scema, dicevo, lui qualcosa di buono avrà. Mi ama ma non lo sa, e altre banalità. Che scema, a casa non mi aspetta nessuno, cretino. Vuoi l'amante, senti bene, vuoi l'amante, io non la so fare. Madonna, madonna, bella. Che altro? La retorica? Spacco tutto. Scusa, la retorica? Non dov'è la retorica qua? Ragazzi, la tengo io così. No, no, sai cosa fai adesso? Non ci fai la hit. Ma subito? No. No, ringrazia che sono una signora. Ah, lì okay. È la cosa più punk che ho sentito negli ultimi due anni. Ma quindi... non è scordata la chitarra di Tacchi? Abuzzetti, dio gli schiaffi. Allora, la chitarra è del mio amico Sig, quindi rompete il cazzo a lui. Allora, ringraziamo Sig che è arrivato ieri alle 11:30, poverino, tutto dormente. Allora. A portarci la chitarra. Che minchia è quel coso? È lo smorzacorde. È come... sai quello che mettono i travestiti? Io mi appoggio sulla chitarra, non è che... E praticamente quando devi cambiare tonalità, questo è un attimo. Ah, fico. Sì, sì. Lo usano anche per la minchia, non è il film gay, quello che... di castità. Spero di ricordarmela e chiedo scusa sempre perché sono bionda, spero di non fare caso. Guarda come mette le mani avanti, no, la... scusa, ringrazia che sono la signora? Sì. Ah, il capotasso. Se no puoi scegliere magari muori. No, 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 va bene. Cioè, oltretutto? Pure... figa. Per chi non lo sapesse, ragazzi, magari muori è stata la colonna sonora e comunque la canzone portante della TAF, una delle famosissime aziende. No, io gli ho chiesto, mi dai una bara piccola dei bambini, quella bianca, che la uso come cassapanca, a casa ci ritira la roba, però hanno detto costa troppo, non te la damo. Scusate, rimedio il portachiavi da bara, ma che modo in faccia? No, ma io ci mettevo dentro le scarpe, che... le cose. Ma volevo proprio la bara da bambino, però cosa... perché quella grossa non so dove metterla, però quella da bambino, cioè anche come senza la sanda, organizzare la camera del bambino dentro che... beh, non possiamo mettere terzo Arcade Boys. Sì. No, li faccio delle cose come che quel Ken con il morto, ti ricordi? Esatto, sì, sì. Li fai muovere così tutto incancrenito. Oddio. Satira. No, esatto. Sì. Vai, zoomma quando canta, vai. Non rispondo alla tua... ah, scusate. Ehi. Che qua mi si è sminchiato il barré. Lo so, ma... buono il barré. Non rispondo alla tua guerra, io so essere migliore. Puoi vedermi a terra, ma non do soddisfazione. Ringrazia che sono una signora, nella schiena ho il tuo pugnale. Resto calma ma ti colpirei, sai pure dove.
ritornello è stato un po', vabbè. Figo, ma il pezzo di essere volgare ci pensa già tua madre? Sì, era pezzettino. Perché adesso gli stai facendo pezzettino per me? Grazie che sono una signora, non voglio essere volgare, a quello ci pensa tua madre. Ti incazzo come una ape. E vabbè, incazzo come un'ape. Quante volte l'hai sentita in una canzone? Cioè è bellissimo, è un termine comune che dicono tutto, simpatico, però l'ape sai che sta salvando il pianeta e quando si estingueranno... L'ape è tuo o era in default? Perché c'erano anche. No, era... È tuo. Te, mettitelo. Stai facendo un pulciaro col plettro? Sì, faccio come Cristina Scabbia, che ci ha portato le cose e poi se le portate via. Allora, che ringraziamo, che ci seguono sempre la Cuna Coil. Però Chris è una merda, sappilo. Però Chris è una merda, io mi associo. Ma ci ha portato allora, tutto questo... È venuto, no? Con un sacco di doni, oh, era solo per la promozione, sì. No, non è vero, non è vero. No. Pure delle cose fuori. Mi zoomi sul CD, raga? Allora, a proposito, Barlo, ma dove sono tutte le robe fighissime che ci ha portato Palomina? Di là. Di là. Vado a prenderle. Barlo? No, ma andiamo a lui. Barlo vi consiglia Biondologia. Se non ci avete i soldi, perché comunque siete molto belle, le sigarette e l'aperitivo e la scarpa quella che se no minchia gli altri pensano che non sono figo. Allora come? Ve lo ascoltate su Spotify? Certo, siamo dappertutto. Me fai play. Sono belle. Sì, anche se tanti rompono il cazzo. Ma pezzemolo, a me piace il pezzemolo e anche l'aglio. Senti, il pezzo è bello, il concept come mai? Cioè c'è un significato o è solo una grafica? No, era una mappa, volevo fare proprio una mappa vera e propria con dei riferimenti delle canzoni e me l'ha disegnata Marco Albero, che Marco Albero è il disegnatore ufficiale europeo di Sailor Moon. Porca, davvero? Non mi fare bestemmiare che mi sono detto che ho promosso Gesù Bambino, che non lo facevo più piangere. Che figata. Tante di queste cose... Ho fatto sto disco da fare, però poi quando l'abbiamo visto confezionato io pianto come... Però è importantissima questa cosa da dire. Daniele, tante di queste cose... Aspetta. Vabbè, niente, è impressionante. Ripeto, Dani, non le possiamo far vedere, o almeno dobbiamo censurarle con la manina tante comunque, di queste cose. Ma posso mettere questa adesso, live, vuoi metterla? Stacca il microfono sì, e poi... Sì, lo stacco, tieni un attimo. Tipo... Vabbè, profilattici si possono far vedere. Parliamo un attimo. Ragazzi, 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 anche se non siamo più negli anni Ottanta, l'AIDS non è debellata. Quindi mettetevi il preservativo, anche perché... Ok che l'AIDS c'è ancora, non è più una piaga sociale, ma c'è ancora e c'è ancora. Ma ci sono un sacco di altre malattie che non sono tanto belle da prendersi, quindi usate sempre il preservativo, anche perché sennò poi lei ha fatto i preservativi suoi che sanno proprio di lei. Come sai che Gwyneth Paltrow ha fatto la candela che sa della sua fregna? Non la sapevo questa cosa, perdonami. Minchia, io ho preso un candelabro ebraico apposta, così ne ho prese 7 di candele. È naico. No, il candelabro, quello, sai, da quei 7 bracci? Sì. Ho 7 candele che sono di fregne. Le 7 fregne per 7 fratelli. Ho capito. Piace la maglietta di Arcade Boys? Tantissimo. Finalmente un femminismo cattivo che ci piace. Poi abbiamo delle saponette fatte col grasso di qualcuno. Non sono fatte naturali, con... Cotte a legna naturali. Cotte a legna naturali. Nel senso che... Sì, molto lavatevi anche per prevenire le malattie. Anche, devo dire. Sa di fregna sua. Poi ci ha portato... Poi ci ha portato, questo si può far vedere? Sì, questo è il gioco. Ci ha portato, ecco, perché poi ringraziamo, forse volete, anzi vi lo chiedo qua in chat, rispondeteci qua in chat, se volete ospite questo personaggio che ha... Che io ho da fargli tante domande perché io l'ho odiato per un sacco di tempo. Ma perché odiato? Adesso ti spiego, intanto perché se non sei un hater non, fai... Parte col pregiudizio, Barlo. Io sì, non so, i pregiudizi allora, ti tengono lontani da tante inculate. Il cast, a parte che è il mio Albano. Ok. Cioè, è mio fratello, no, è vero, nel senso siamo proprio... Colluso? Sì. No, io voglio un gran bene. Esatto. Esatto, no, ma è meraviglioso. Ed è un genio. E oltre a scrivere le canzoni, ha scritto, ha anche creato questi giochi che sono molto scorretti. Ma i giochi sono. Io li adoro. Allora, io sono spaccato su Manuel Castro. Perché? Manuel Castro. Perché i giochi li adoro. Io ho giocato a Marchettari, ho giocato a Squillo, quello medievale, come si era? Meretrici. Meggere Meretrici. Adoro. Bellissimo, figo. Il disco no. Il disco cringio. Allora, però ho cringiato meno disco, che facciamolo vedere anche. Meno di quello di Junior Kelly, se si può dire. Sì, non so se si può dire. Quindi Manuel Castro, vienci a trovare, facciamo una bella live e una
costruttiva. Ecco, non stavi dicendo poi... una cosa? Scusa Romina, perdonami. No, 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 niente, in realtà è... lui è di rottura come personaggio, lo ami o non ti piace, perché è tutto suo il genere. In realtà no, guarda, io dico sempre, non puoi amare al 100% un artista tutto quello che fa, perché altrimenti vuol dire che sei un fanboy e non hai una critica tua, non hai un piacere oggettivo. No. Io anche i miei gruppi che mi ascolto, non mi piacciono tutte le canzoni che fanno, adoro la follia delle cose e altre le schippo proprio, come mi piacciono un sacco i giochi di carte che ha fatto, mentre la musica che fa non mi piace, ma quello ne voglio parlare con lui, non con te, quindi va benissimo. Incazzare, posso dirti che la grafica è veramente bella, la grafica è bella, questa l'ha disegnato Marco Albiero, è bellissima, lui è... ma anche l'idea proprio della tracklist in questa maniera, raga, voi poi dovreste guardarla, su un po' difficile farla vedere. È caduto in mano il cast, mi spiace. Adesso qua non si vede bene, però... No, è bellissima, è tipo un gioco... Perché sul disco ci sono scritti i titoli, giusto? Sì. Invece qua non ci sono scritti i titoli, è molto bella perché comunque la tracklist è fatta con ogni elemento della traccia, che è stupenda, è un bellissimo concept. Mi passi l'altro gioco di carte che lo facciamo vedere? Almeno gli facciamo pubblicità a Manuel. Sì, due dischi hai portato, che bello. Sì, una terza. Amore, guarda cosa giochiamo stasera. No, stasera no. Il gioco delle sose, no? In collaborazione con Pornhub. Che comunque hanno i miei like da tempo. Esatto. Perché se metti il like poi ti dà tutte le categorie correlate e è più facile la ricerca. Quindi è fatto in collaborazione con Pornhub quello? Sì, sì, l'ha creato Emanuel Cast e poi lo scopo era, ecco, diventa un impresario del mondo del gioco per adulti. Ok, brava, che non hai detto la parola con la P. L'abbiamo detto fino adesso, ma fa niente. Vabbè. Socco. Vabbè, però quello è un brand. Cioè, certo. Non è in bocca e poi zitta e poi no, bello il gioco, poi faremo la reaction live. Ci hai portato dei fumetti, sempre i fumetti non si possono far vedere, no esatto, no, anche il resto vabbè, calendario sì, calendario però. Sì, calendario è fantastico, calendario ce lo posso dare a Simone o lo vuoi tu? Vabbè, prenditelo, tanto il calendario, me lo faccio, ormai... tanto sei di Milano, me lo mandi. Oh, tanto ormai siamo a marzo, quindi già 3 mesi ce li hai scalati. No, ma in realtà è bello. Appena uscito il disco. Ma queste foto invece, fighe? Le foto le studio insieme poi a questo mio amico fotografo pazzesco, si chiama Ilario Botti, e mi ha adottato, spero che mi adottiate anche voi. Oh, certo. Adesso che ci siamo conosciuti. No, perché secondo me è bello provare ad usare sempre, non solo, vabbè, lo fai via musicale, ok, però è figo anche. Questo proprio della copertina che riprende. Sì, sì. Bello, bello, bello. È stato bellissimo, raga. È bellissimo parlare con voi. Parlare 28 ore di fila. Magari li lasciamo tramortiti quelli che l'ultima roba che scusami, stavo guardando che la regia mi faceva brutti segni sul microfono. L'ultima cosa che volevo far vedere è il fantastico, e anche lui poi chiederò al tuo management di mandarcelo, De André. Conoscete De André? Non De André quello vero, l'originale, ma De André quello che faceva le cover, che ha fatto anche la cover quello senza retorica, quello senza retorica, perché fa rielabora i pezzi, quindi questo è il vinile. Zoom up. Non ce la fa. Il vinile di De André, eccolo qua, vedete? Come si chiama? Che si chiama? Demagogia, tradurre, demagogia, tradire, trappare. Giustamente, questa è una figata e ce lo ascolteremo in live. Oh, allora, bella lì. Allora, senti, cosa ci manca? Allora, cantate, cantato, parlate, parlato, il disco già fuori, date. Date, madonna, sto a perdere il sonno. A marzo, 15, il 2 marzo a Roma, 15 marzo a Milano. Sia a Roma che a Milano negli auditorium, quindi Roma Auditorium Parco della Musica, Milano Auditorium di Milano, e il 4 al Viper di Firenze. Raga, non sto più a dormire perché c'ho l'ansia. C'ho l'ansia, figlio di uno Xanax. Perché l'ansia, scusami? Perché io ho cominciato da 12 anni a cantare sul palco, no? E per me è un momento sacro quello del live, cioè il concerto è bello da seguire, è la dimensione del nostro lavoro che mi piace di più. La parte finale poi dovrebbe essere il raggiungimento dello scopo del cantare il concerto live. Esatto, e quindi sono
entusiasta, contenta, non vedo l'ora, dall'altra parte oddio sì, un po' di cacarella, un'ansia che voi non vi immaginate proprio. E quindi nonostante tutti questi anni di palchi hai ancora questa emozione bella, questa cosa è fantastica. Sì, un attimo prima sembrava presente il film Risvegli con quello che piave balletta al volo che dici no, catatonico che... sì okay. Che era un po' così me lo sono perso quel film. Oh, Risvegli, ma c'era, ti giuro ho guardato un altro film, era su Pornhub, un Robert De Niro incredibile. Ah, ok. Non è vero, e poco prima sembro una matta. E poi salgo sul palco e mi rilasso. La cosa molto figa che mi hanno detto un sacco di amici miei che mi conoscono sopra o sotto il palco, mi dicono scusami, vai facciamo un cambio di microfono per carità. È perché hai messo la maglietta, capite? Quindi c'ha la sta prima... sabotà sì, il microfono. Sì. Si sente adesso? Sì, cioè... vai tranquillo. La senti lei? E praticamente mi dicono sempre che sul palco sembro abbastanza forte, sì. Sotto il palco mi sgretolo. Però secondo me la bellezza di... cioè, io credo che tu sia diverso in base alle cose che fai, no? Non sei sempre... cioè ci sono dei momenti in cui sei più fragile, più... Di sicuro non è che è tutto il giorno, ah ragazzi metti il like, condividi e commenta. Diciamo che sul palco uno tende, o in video, uno tende a accentuare gli aspetti dominanti del carattere, quelli che servono un po' più a fare lo show. Poi quando si è un po' più umani ovviamente si nota l'umanità. E quindi a parte queste tre date che hai detto, Firenze, Roma e Milano, se ne aggiungeranno altre, ma ci devono far sapere, perché in tutto questo manca ancora, insomma, chiamami anche... brother, ci devono far sapere. Ah, ok. Ci devono far sapere. Però e... ci inviti quando fai live. Ma Milano, ma Torino, magari... Novara ci sono pochini posti, però magari il Circolo dei Boschi, guarda, no, stupendo, tra l'altro. E ho fatto anche la... Sì, ci sono stata già una volta, mi sa, magari quando ci siamo Emanuele visti lì, suonava, non mi ricordo, però sì, ci sono stata, è come magari fighissimo. Ci e poi ho fatto la madrina del Pride di Novara. Ma quest'anno o l'anno scorso? Quest'anno che... Sai perché? Perché quel giorno lavoravamo e io sono tornato a casa e mi si sono scongelati i sofficini di pesce nello zaino. Vuoi sto cazzo le Pride? Puoi anche non chiudere tutte le strade della gente che fa la spesa. Non è che ti dico di essere etero per forza, solo di non starmi tra la wallera, tra me, casa mia e il supermercato. Ah, cioè, ma anch'io sei in una zona centrale, quindi gira l'euro. Tu per il qua. Tuo diritto di per essere gay togli a me il diritto di mangiarmi il pesce. Ti rendi conto dell'ossimoro? No, non è che sei in una zona centrale, è che Novara è strutturato talmente male che per alcune zone devi per forza passare dal centro. Non è come Roma, comunque anche Roma è la Madonna, puoi arrivare da una parte all'altra. Sì. Novara purtroppo ha una viabilità. Allora vieni a salutare in live il nostro amico, nuovo amico management. Questo uomo è un odore di santità, seguiti a me Emanuele Castro. Ah, santità era quella che sentivo. Vai. Allora somigli al pagante. Sì. Quale? Cosa? Quello che non paga. Ti mettete seduto, tanto io seduto in piedi sono alta uguale. Anch'io, sai, guarda. Sì. Siamo alti uguali, perché abbiamo le sgabelli alti come le gambe. Ma guarda, io sono 1,53. Boh, ma a posto. Non è il comico l'eroina, raga. Chi? Ah, lui? Ah, sì. Potrei. Comunque. Veramente, grazie a tutti e due. Grazie a voi. Grazie. Vuoi dire qualcosa che ci siamo dimenticati di dire noi? No, è tutto bellissimo e spero di tornare presto anche con Emanuele, con De Andre, siete simpaticissimi. Sinceri. Grandi fan. Madonna, sinceri ma stupendi. No, davvero, anche raga, se grazie. Omofobi, però... Un pochino, ma perché? Quello... Perché alle donne piace. Alle donne piace l'uomo. Sì. È per quello, sennò noi, anche ogni buco è trincea, sai come si dice? Ma cazzo. Se butta niente. Però. Infatti, okay. Poi le spalle sono tutti... Possiamo chiedere a Romina se ci fa l'ultimo pezzo e chiudiamo con l'ultimo pezzo? Vuoi fare un ultimo pezzo? Oh, sì, Where sì, come no. Allora... No. Cos? Fabri, i microfoni come sono? C'è il cazzo di il circo. Fabri mi ha fatto così da regia. Barre, scusa. Sì, il barre. Fai un featuring con noi. Okay. Tanto. Ormai. Madonna, una guaglia è partita. No, aspetta. Quaglia? Quaglia? Un certo salto della quaglia. Cosa vuol dire? No, non funziona tanto bene. Vai. Ah no, aspetta, lo metto per così perché mi sa che mi si è ammosciato il barré. No, si è ammosciato il barré. No, ragazzi. Accade anche ai migliori. Non prendeteci a parole quando ci si ammoscia il barré. Capita anche a gente migliore. Vai.
Madonna! Questa mattina questa volta. No, ma fai l'ultima canzone. Aspetta, levamo sul barretto. Tu, Stefano. Hai presente quelli che sanno tutto e sono meglio di tutti? Se li critichi come fanno loro, poi diventano matti. C'è chi finge una vita perfetta e agli occhi pieni di luce, luce. Ed invece io c'ho gli occhi di Cristo anche se sono felice. Ti vedo arrogante a distruggere tutti, tu sì che ci prendi campione. Ma che vita piena, l'invidia ti uccide, tu sì che ci cogli coglione. Sei meglio te, sei meglio te, sei meglio te. Sei il numero uno, uguale a nessuno, chissà perché. Sei meglio te, sei meglio te, fatte vedere. Io alzo le mani, ti alzo le mani, sei meglio te. È gentile il passivo aggressivo, ma t'ha ucciso tre volte, volte. Preferisco uno tosto e cattivo con un mazzo di cozze. Ai suoi tempi tutto era perfetto e tu non vali nulla, nulla. A chi è nato prima della gallina sullevate i social. Ti vedo arrogante a distruggere tutti, tu sì che ci prendi campione. E c'hai solo l'ego che è smisurato, tu sì che ci cogli coglione. Sei meglio te, sei meglio te, sei meglio te. Sei il numero uno, uguale a nessuno, chissà perché. Sei meglio te, sei meglio te, fatte vedere. Io alzo le mani, ti alzo le mani, sei meglio te. Commovente, commovente, raga. Grazie, cioè, davvero, Romina. È stato un piacerissimo. Guarda, qua. È stato stupendo. Grazie, io vi amo. Arrivo. Quando vuoi, questa è come casa tua. Vieni, presenti quello che vuoi. Spero non ci siano troppi commenti negativi. No, no, assolutamente. Ah, ti sono presi bene. Guarda, tipo, però... portatela via, ricoveratela. No, 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 okay, no, no, no. Guarda, noi presentiamo sempre cose anche lontane dal rap per far capire alla gente che non c'è solo il rap per esprimere le ma cose. Soprattutto il disco che abbiamo ascoltato l'altro giorno in live, quando ti iscrissi poi a Roma. Bellissimo. Erano molto felici, non ti conoscevano molti, wow. Alcuni sì, alcuni no. E sono, quando hanno saputo che venivi erano presenti. Oddio, sono felicissima, grazie, grazie, grazie. E replichiamo appena potete, veramente io adorerei. Anzi, io credo che qualche rapper adesso ti chiederà il featuring e secondo me succederà. Sì. Non farebbe male. Dai. Sarebbe figo. Sarebbe figo. Ciao raga, grazie per averci seguito. Ciao. Buona giornata. Ciao. Fila a me. È arrivato. Thank you.